Avete presente lo sviluppo tecnologico degli ultimi tempi? Dall'invenzione della radio fino al metaverso. La corrente elettrica, l'automobile, i computer, gli smartphone, internet. Tutte cose che hanno leggermente modificato le nostre vite. Così ci siamo chiesti, come sarebbe la vita se tutto ciò non fosse successo? Bene, siamo appena arrivati ad Ardesio, fuori ci sono meno 2,5 gradi in questo momento. Oggi siamo in un paese di montagna in provincia di Bergamo per fare un incontro speciale. Stiamo andando ad incontrare Flaminio, un pastore eremita che vive senza il minimo contatto con la modernità. Andiamo a trovarlo, vediamo se c'è. Grazie al proloco di Ardesio abbiamo avuto le indicazioni sul sentiero per raggiungere la sua casa. Ho sentito qualcosa, mi sa che ci ha già scoperto. Se è vero che ultimamente abbiamo avuto la fortuna di incontrare diversi eremiti, l'incontro che stavamo per fare non ha niente a che vedere con gli altri. Buongiorno! Salve! Dal mare! Non posso darvi la mano perché sono ferito. Vieni con l'asino, porta su il letame, mi ha strappato due, sono caduto indietro, ho fatto giù due rotoloni. A prima vista sembrava che Flaminio fosse uscito dal set di un film con un costume di scena, con l'unica differenza però che Flaminio non sta recitando nessuna parte. C'è freddo. Freschino oggi. Adesso, ma col sole scalda, però quando arriva scalda. 2 minuti arriva. Hai visto, l'abbiamo chiamato. C'ho la poesia sul freddo da farmi sentire. Dai. Ma in bergamasco però. Poi ci introdurrai qualcosa. Certo che il prez le malferma. E te di smagli andò calva. Varca i mucci, traersa al mar e passa il lago malgappar. Perché a me, l'ezzo mi dice che il freddo è la seta che sorge. Capito l'ultimo rigo? Perché il freddo c'entra qualcosa con i sorci. No, che il freddo lo sentono anche quelli sordi. Ah, i sordi, ok. Ho scambiato i topi con i sordi. Ho capito. Come sei organizzato per difenderti dal freddo? Ho i miei cosi di lana. Questo ho fatto io. Pantaloni, l'ho fatto in casa studito perché è troppo grosso. Mi faceva male. Ma tutte le ho bucate, Ce ne sono ancora 2 o 3 paio. Tutte bucate. Queste sono di legno sotto. Cioè sotto c'è la sola di gomma, ma poi c'è un dito di. Tutti i tasselli di legno, no? Spiegaci quel modello lì, che nei negozi non l'ho ancora visto quello. Non so se era malpacker. Perché non c'avevo i chiodi, qua c'è un po' schiodato. Quelli da calcio, perché li metto andare su nel prato, c'hanno i tacchetti, no? Va per andare nel prato vai con le scarpe da calcio? D'estate sì. Che strumento è questo? Per martellare la falce. Ogni paio d'ore di falciatura bisogna darci un'altra passata. Qui si va l'acqua e deve gocciolare una goccia ogni tanto. I can still hear the shimmering sound. The hill is near, let's get right up. Walk up to the very top. We couldn't tell the sky from the ground. I know my life. In questo modo macini il frumento. Sì, poi alla fine faccio gli gnocchi. Da quant'è che sei qua, che ti volevo chiedere? 43 anni. Cosa facevi prima, come... Facevo il fotografo. 6-7 anni ho lavorato giù al Zano da un fotografo, poi ho cominciato con le pecore. Prima sono stato in giro 7 anni con le pecore. C'avevo 23 anni, mi hanno buttato fuori di casa. Non c'avevo neanche un soldo, perché io ero figlio unico, non è che facessi carta per conto mio, non c'avevo niente. Mi è rimasto in tasca 100 lire e le chiavi della macchina. Allora sono partito a piedi, sono arrivato su in Valcanale perché andavo a cercare il pastore, che quello lo vedevo passare ogni tanto. Con le ciabatte sono andato su.
dovevo curare le pecore, ma mi davano da mangiare. Poi dopo 7 anni che ero in giro, ero passato di qua con le pecore. Il vecchio, che era qua, non lo sapevo neanche, avevo comprato a metà di questa strada. Mi ha detto, ora che ti sei fermi qui, ora che tu ti fermi qua. Sì. Poi ho cominciato a star qua a fare. E comincio al mattino con le pecore, parto appena fa chiaro, non ho l'orologio. Appena vedo dove ho le scarpe, mi alzo. D'estate 4:30, 5 ore. Okay. Un giro 2-3 ore. E poi c'ho l'orto, c'ho il fieno, viene sempre di cose da fare. Un po' di colazione al mattino. E fa salame. Salame? Pacetto, salame, un mese. Anche un po' di vino la mattina? Sono 40 anni che bevo 1,5 litri di vino al giorno. Ah, però, beh. Alla sera di solito, finché è buio, sono su ancora a facciare. E poi la sera torni a casa, ti metti nel divano con un po' di televisione. Sì, la televisione. ti ho provocato un po'. Io non c'ho corrente, non c'ho la corrente. E neanche niente, neanche batteria, non c'ho niente, né radio né... Nonostante la grande distanza con il modo di vivere di Flaminio, ho sentito da subito una forte sintonia grazie al suo spiccato senso dell'umorismo. Tu qui hai un rapporto con il tempo molto diverso da come siamo abituati noi che viviamo nelle città con i telefonini, con gli orologi, con le sveglie. C'avevo orologi, c'avevo una sveglia. Ma cos'è? Ogni tanto mi suonava, di giorno suonava, l'ho buttata nel fuoco, tanto non mi serve. Avete sì. Sentito la sveglia quando siete arrivati? L'asino. Lui non sbaglia, appena punta l'alba comincia a ragliare. Come si chiama? Gli dai i nomi? Ciccio. Ciccio? O se no Cicala, perché quando canta fa Cicala, Cicala, Cicala. Cosa si mangia oggi? Piselli, agnello. Vino qua. E ne resta anche per stasera. Questa... Nessuno riesce a indovinare di che legno è. Origine pro. Ce l'aveva un mio zio davanti a casa e quando stava seccando l'ha tagliata, io mi ci arrampicavo da ragazzo sul tavolo. E questo sapete indovinare a cosa serve? È difficile. Questo. Allora, quello rotola e lo usi per... schiacciare le mosche. No! Non ci posso credere. È il tuo ammazzamosche. D'estate a sera si può lì, no? Sì, quello di cosa si tratta? È una borraccia. E con cosa è fatta? Con la pelle di vale, delle balle, non con lo posso, scroto. Non ci posso credere. Infatti la forma ricordava un po'. Tiene 1 litro, Ce n'era un'altra più piccola prima. Ma che animale è, scusa? È un montone. Qui siamo davanti ad un... anche solo la creatività di utilizzare lo scroto di un montone è qualcosa di straordinario. Io non c'ho il cane. Per tenere a mano le pecore uso il tirasassi, questo qua. Qua ci sono anche dei libri. Incredibile, conciatore e pellicciaio. Quanto dura una lunazione secondo voi? Da una luna nuova a un'altra? Lo sapevo anche. 29 giorni, 12 ore, 44 minuti, 2 secondi e 808 millesimi di secondo. questo è più bello. Wow, qui abbiamo la stanza. Non ci posso credere. Tu dormi qua? Sì. Da 44 anni. Prima dormivo in terra, non riuscivo a dormire nel letto.
Dormivi per terra prima? Quando sono arrivato in giro con le pecore si dorme sempre per terra, no? Non riuscivo, dormivo qua. Dopo un po', perché anche era troppo morbido. Questo è il vestito della festa. Questo è il vestito delle grandi occasioni. Me l'ha roso un po' i topi, ma adesso ho sterminato. Questo era un pezzo del materasso di quando ero giù in collegio. Su ancora i numeri, numero 853. E questo l'ho fatto il mio vecchio, perché loro a Como facevano la seta, adesso un po' sforacchiata. L'ha fatto tuo papà? Sì, questo è un mio zio a Como. Tra i ricordi notiamo anche appesa una sciarpa dell'Atalanta. Il calcio ti piace? ho fatto anche un inno dell'Atalanta. Non mi piace il lunedì e detesto il venerdì, la domenica però allo stadio ci sarò e se c'è da fare il tifo per la squadra che ho nel cuore sono pronto a sostenerla per 2 ore e lo stadio canta alla fine dei 90 vince l'Atalanta e sempre vincerà e sempre vincerà. Buona, finita. Vabbè, è uno spettacolo. Facciamo adesso una petizione ufficiale, Atalanta. Avete sentito che rima che vi ha colpito? Salo. Riesce a seguire i risultati della squadra grazie ai giornali che ogni tanto gli portano su. E quindi non hai bisogno praticamente di niente. Tutti abbiamo bisogno. Quali sono le cose che devi comprare? Per esempio il sale mi è indispensabile. Cioè lui adesso me l'ha portato a mezzo quintale, anche per le pecore. Metto giù le cipolline, un po' di cipolline sono rimaste, stanno spuntando, allora metto sotto sale. Ok. Quindi il sale lo devi prendere da fuori per forza. Vino. Un po' di vino. Tutte le cipolle adesso le posso. E qui al buio riesci sempre a vedere le cose, non hai problemi con il buio, sei abituato. E poi anche se mi serve qualcosa, anche senza guardare, li trovo lo stesso che ormai. E quella sembra la falce della morte praticamente. Vuoi dire quella che uso tutti gli anni, l'ultimo giorno che la uso ci faccio la data. Tolto la regola il 18 novembre, che ho finito di facciare. Bene, mentre eravamo nella sua camera da letto, siamo tornati sul davanzale, abbiamo trovato una bottiglia di vino rosso lasciata qui da qualcuno, non sa nemmeno lui chi gliela può aver lasciata, però vengono a fare regali. Anche prima andavo in paese 3 volte alla settimana con l'asino e magari ogni 15 giorni andavo a mangiare la pizza. E di quella vita lì, così più mondana, più di paese, ma no, non è. Ti manca qualcosa di quella ma vita? No, però in paese non vado più, sono quasi 20 anni che non vado in paese. È vero? Sì. Arrivo giù lì al negozio, d'estate, barato un po' di verdura, faccio la spesa, porto giù un po' di verdura e mi sconto sulla spesa. Noi abbiamo conosciuto tanti eremiti e ognuno ha il suo modo di vivere diverso da quell'altro ed è molto interessante. Il tuo è molto particolare, come una volta con la lana che fai te, con il legno, tutti gli strumenti. Perché, se ti dovessi chiedere il perché di questa scelta? E perché no? Tu in questo tuo modo di interpretare la vita sei felice? Ehi, felice. Tento di campare, felice. Poi d'estate devo lavoro anche troppo. Felice. Tira avanti. Giorno per giorno. Vediamo, domani vedremo domani. Oggi tiriamo sera. Però
però vedo che tanti vengono su, anche adesso è venuto su un padre con un bambino, sono venuti con le telecamere, hanno fatto un film. Secondo te perché tutta questa gente si interessa alla tua storia? È quello che mi chiedo io. E voi due siete venuti qua a far cosa? Qual è il tuo rapporto invece con la natura, visto che vivi così immerso? C'ho qua i miei uccellini che mi fanno compagnia. Sono venuti i caprioli in mezzo al prato tutta estate. Questa volta sono venuti anche i cervi. Adesso mi fa tribolare, perché quando cominciano le prugne lì che cominciano a maturare, viene dentro, calpesta tutta l'erba. C'ho quattro rondoni e tutti gli anni vengono qua. E stanno qua tutta l'estate. Ci metto giù le briciole, quelle che mi restano. E si mettono su là, su quel muretto su là, io sto seduto qua, loro di là, e stanno lì due o tre mesi. E una volta... Sì? No, ma adesso mi fai piangere, però. Dai, raccontaci. Allora, te lo dico. Una volta... Vanno a filmarlo, quando partono che vanno giù. Sì. Mi ha salutato, ero lì seduto, ma mi sono girato in giro 5 volte e via, e sono partite, mi ha salutato e non si sono più visti, però partite proprio quando va giù di Salone. E questa è la storia di Flaminio. Un uomo che, se osservato da una prospettiva lontana, può apparire burbero sulla sua montagna, ma che è bastato avvicinarsi per capire chi è. Salutaci con un consiglio che daresti ai ragazzi giovani che stanno guardando questo video qua. Non rimandare a domani quello che puoi fare dopo domani.